Grazie. Allora, sto girando un vlog, ve lo dico già prima. Oggi è giovedì di ottobre e sono qui a girare il video dei prodotti terminati per la cura della persona. Sono in questa busta e sono proprio pochissime cose, però siccome le voglio buttare, tolgo questo pensiero e poi vi giro, cioè ve lo edito e ve lo metto. Perdonatemi l'aspetto, ma c'è una giornata brutta, fa freddo, siamo con l'allerta, ho i bimbi a casa, mi devo ancora fare la doccia, sto ancora finendo di pulire, cioè sto facendo un sacco di cose, quindi perdonate il mio aspetto, ma l'altro giorno ho fatto i boccoli, li ho pettinati giustamente i capelli e questo è il risultato, ma oggi li devo lavare, quindi prendetelo così come viene. Allora, iniziamo. Non mi piace la ripresa, vediamo così, dovrebbe andare meglio. Allora, vi faccio vedere tre prodotti che sono lì lì per finire, così poi appena terminano li butto. Allora, il primo è questo siero, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Sono tutta sparaflesciata. Niente, non metti a fuoco il telefono, metti a fuoco, metti a fuoco. Niente, non... Ai, la miseria, non riesco a farvelo vedere. Vediamo così, magari. Vabbè, comunque il siero della Lidl, Cellular Beauty della Sien, ed è. Vabbè, vi avevo fatto vedere l'altra volta la confezione, che è viola, dovrei avere la scorta perché l'ho ricomprato. Dov'è? Eccolo qua. Ho preso questo qua. Ve l'avevo già fatto vedere. Ed è praticamente allora, c'ha la formula idratante, aiuta il rinnovamento cellulare della pelle per una pelle dall'aspetto impeccabile. Idrata la pelle intensamente, dona alla pelle un aspetto fresco per una pelle radiosa e bella. Allora, io con questo mi ci sto trovando benissimo, sto ancora leggendo per vedere se vi riesco a dire qualcosa di più. Vabbè, niente, le cose principali ve le ho già dette, quindi niente, vabbè, la confezione è questa. Questo ovviamente è quello intero, se riesco sempre ad aprirlo. Questo è quello intero, lo rimetto a posto, non lo inizio ovviamente per il momento. Allora, è lì lì per finire, io mi ci sto trovando benissimo, lo utilizzo dopo che ho lavato il viso, metto il siero mattina e sera, io questo lo utilizzo, mi lascia la pelle bella, veramente idratata, è la verità, io mi ci sto trovando, vi ripeto, mi ci sto trovando bene ed è straconsigliato, lo utilizzo mattina e sera, metto prima questo, poi metto il contorno occhi e poi metto la crema viso, ma lascia la pelle morbida, 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 cioè io la trovo, sento proprio la differenza. Dopo che ho lavato il viso, come metto questo, sento la pelle che tira di meno, bella idratata, quindi questo è top. Perdonate la voce, ma sono raffreddata. Stiamo venendo da cioè mio figlio con un raffreddore, tosse, senza voce. Perché ha preso freddo, giustamente io stando a contatto con lui non potevo non prenderlo, ma va bene. Quindi perdonate la voce, ma anch'io sono un po' raffreddata e con un po' di mal di gola. Sempre della Sien Daily Mild Face Wash. Praticamente questo è il detergente per lavare il viso. Ce n'è pure qua poco poco. Me lo sono sparato in faccia. Vabbè, comunque è profumatissimo. Anche con questo mi trovo bene. Lava molto, molto, molto bene la pelle del viso.
Allora, questo cosa dice? Vediamo se trovo un detergente delicato per una pelle fresca e luminosa. Deterge delicatamente ma in profondità, rimuovendo cellule morte, sebo in eccesso e tracce di trucco. È vero, perché io mi ci trovo bene. Io lo uso anche questo mattina e sera e mi ci trovo bene. Quando sono truccata la vedo la differenza. Ovviamente non è come uno struccante, nel senso che comunque un po' di trucco rimane, cioè voglio dire, penso che sia più che normale. Alla fine, ripeto, non è un'acqua micellare o comunque un... no, però si sente la pelle pulita. Stavo dicendo, il complesso idratante pH neutro con acqua rich e vitamina E rendono il prodotto adatto all'uso quotidiano. Questo è buonissimo, io mi ci lavo il viso, contate che lo passo anche sugli occhi e mai sentito un minimo di bruciore, ma è delicato, però lava benissimo, è profumatissimo, e, come dicevo lo uso mattina e sera e mi ci trovo da Dio. Anche questo straconsigliato, questo ovviamente è un, come dicevo, ce n'è proprio un pilino, quindi... Devo finirlo, ovviamente mi è anche caduto, ma va bene. Allora, anche di questo ce ne faremo 2 o 3 docce. Mamma mia, mamma mia. Ah, che profumo! Io amo questo prodotto, o meglio, il profumo. Il prodotto è buono pure. Argan Sublime. Idratante della felce azzurra è quello da 250 ml, perché io non ricordo se ve l'ho detto, ma lo ridico. Io uso principalmente, se riesco che li trovo, questi formati piccoli, perché a me piace cambiare, nel senso ne ho 2 o 3 in doccia e ogni giorno cambio profumo, anche perché mi scoccio molto facilmente, quindi scocciandomi molto facilmente devo cambiare tutti i giorni profumo e quindi preferisco prendere questi piccolini e non quelli grandi, perché non li termino, se non, cioè, ci metto una vita a terminarli. Allora, testa, bergamotto, cuore, rosa e argan e fondo vaniglia, ambra e muschio, ed effettivamente si sente un po' di vaniglia, l'argan è... cioè, che ve lo dico a fare? Un profumo raffinato, arricchito da note orientali e sofisticate, avvolge la pelle in un abbraccio sensuale. Ragazze, questo idrata. Io ho la pelle secca, non metto creme, mi danno fastidio le creme, io non ci riesco addosso, non riesco a crema per il corpo. Cioè, è più forte di me. Io come metto la crema corpo, mi sento di nuovo sporca, quindi non riesco a mettere la crema per il corpo. E quindi non mettendo la crema per il corpo, perdonate le urla, ma ci sono i miei bimbi, perché da noi c'è allerta meteo, quindi le scuole sono chiuse, stanno litigando. Vabbè. Come stavo dicendo, non utilizzando creme, tirandomi la pelle, avendo la pelle molto secca, io cerco comunque prodotti che mi idratino la pelle. Questo lo fa. Ma felce azzurra per me è una garanzia, cioè lo utilizzo da sempre, da sempre. Mi piacciono varie profumazioni perché comunque utilizzandolo da sempre è uno dei bagnoschiuma che in casa mia non manca mai, proprio perché mi piace come profumo, proprio come bagnoschiuma mi sono sempre piaciuti. E io li alterno ovviamente perché non compro solo questi. Una volta compro questo, una volta compro qualcuno di qualche altra marca. Comunque li alterno. Ma questo i felci azzurro per me sono una garanzia, come dicevo prima. A parte il profumo, cioè io lo devo snassare di nuovo. Mamma mia, ragazze! Cioè, lascia la scia. Questo lascia la scia quando uscite dalla doccia, ve lo posso garantire. Provatelo e mi saprete dire. Altri prodotti? Allora, non sono molti, come dicevo.
Neutro Roberts, shampoo neutro, questo è quello che utilizza il mio compagno, lo utilizza solo lui perché lui col lavoro che fa lava i capelli tutti i giorni, lavandoli tutti i giorni ha bisogno di qualcosa comunque di leggero, comunque che lava, ma di leggero, di delicato, insomma. Questo è shampoo neutro per tutta la famiglia da 500 ml, non l'avevo detto, con ingredienti di origine naturale e vitamina PP che aiuta a rinforzare. Vediamo se la smettono di urlare e riusciamo a concludere il video. Stavo dicendo che aiuta a rinforzare le difese naturali del cuoio capelluto. Formula ipoallergenica clinicamente testata, ideale per lavaggi frequenti per capelli ogni giorno sani, leggeri e vitali. E infatti lui lo utilizza tutti i giorni. Ingredienti non sono, non è vero, di origine naturale, ma comunque non sono. Contate che ci sono siliconi perché c'è il disodium EDTA, il poliquaternium, se non mi sbaglio, è anche un. Sì, se non sbaglio, è anche un silicone. Quindi io che utilizzo prodotti solo ed esclusivamente senza siliconi, per me questo è no. Per me lui si trova bene, comunque lo utilizza. Tutti i giorni, vi ripeto, sono anni che compra e ricompra solo questo, cioè, non prova altri, o meglio, adesso è stato costretto perché non l'ha trovato e ne ha preso uno della Garnier, pieno di silicone anche quello, quindi no, per me è no, però con lui, con questo si trova bene, quindi detto da lui, questo è consigliato. Allora, maschera, Garnier, anche questa, Skin Active, ce ne sono varie. Sì, allora, ce ne sono tre, sono tre. Allora, iniziamo da Garnier, ho lasciato anche la maschera, quella nera. Io le faccio così, aspetta, così. Le faccio 2 volte alla settimana, dipende quando proprio sento il bisogno di farle. Tipo stamattina ne ho fatto una, che ovviamente ho ancora in utilizzo, perché io con questa ci faccio almeno due applicazioni. Quindi. Allora, è una maschera in tessuto con acido ialuronico tenero e LHA, che non so non so che prodotto sia. Che ingrediente sia, scusate. Allora, va tenuta 15 minuti, ma io la tengo molto di più, questa qua in tessuto. È a base di carbone, infatti, sì. Io con questa mi trovo, con quelle della Garnier mi sono sempre trovata bene. All'inizio, vi dico la verità, quando ho provato la prima volta quelle in tessuto, no, vi avrei detto di no, perché comunque sono sempre stata abituata con queste in crema, ecco, con quelle in crema, quindi per me queste in tessuto erano un no. Però diciamo che le ho rivalutate parecchio, nel senso che comunque adesso adoro di più queste che quelle in crema. Ho anche, no, ma questa mi sa che è l'altra. Sì, infatti, mo sporco tutto. Va bene, diciamo che ce la facciamo andare bene. Allora, questo qua è purificante, questa maschera. Io, come dicevo, con queste della Garnier mi sono sempre trovata bene. Queste in tessuto, da quando le ho rivalutate, perché per me all'inizio erano un no. Oggi ho utilizzato quella blu, che è idratante. Comunque ora non ricordo gli ingredienti che ci sono dentro, però è quella blu. Queste comunque per della Garnier sono per me tutte promosse, perché io le ho provate tutte, le sto provando a mano, le sto provando tutte, e quelle che ho provato sono tutte buonissime. Lascia la pelle morbida, questa, ma proprio quelle della Garnier lasciano la pelle morbida, quindi sono ottime. A parte il profumo, che comunque, essendo una maschera,
Ma questa profuma pure. È al carbone, ma profuma, lo posso garantire. Poi passiamo a quelle in crema. Geomar, perché io quelle in crema uso solo queste qua che sono monodose. Una è questa, che è quella idratante e antistress. E l'altra è Detox antimpurità. Non avevo letto bene. Entrambe in crema. Questa è nera, questa invece è bianca. E io con queste in crema della Geomar mi trovo benissimo. Ho sempre usato queste. Ogni qualvolta che ho fatto, prima di rivalutare quelle in tessuto, ho sempre usato queste in crema e mi ci sono sempre trovata bene. Queste vanno lasciate 5 minuti, anche se diciamo che allora, quella in tessuto io la lascio molto, ma molto di più. Mentre questa in crema, sì, c'è scritto 5 minuti, ma io se posso quei 15-20 minuti, anche mezz'oretta, li lascio. Quindi, e lasciano la pelle bella idratata, morbida. Cioè io mi sono sempre trovata bene, le metto qua dentro perché sennò sporcano mezzo mondo. E mi sono sempre trovata bene con queste maschere, quindi per me sono tutte consigliate. Poi, questo ve l'avevo fatto vedere anche l'altra volta, era la seconda confezione che avevo in utilizzo nel bagno dei bimbi, quindi lo usavano loro. Come vi ho detto già l'altra volta, con questo mi sono trovata bene perché l'ho utilizzato anch'io, il flacone che vi ho fatto vedere già nel video precedente. Mi sono trovata bene anch'io, quindi questo è pure buono. Non idrata la pelle in profondità, come per esempio quello della Felce Azzurra. Però diciamo che come prodotto è buono, lo ricomprerei, sinceramente no, anche se come vi dicevo è un prodotto buono perché alla fine comunque il profumo c'è. Poi io amo il cocco e anche se sono raffreddata i profumi li sento, ma che profumo ragazzi, ma che profumo, cioè il profumo lo lascia e lascia almeno è sempre una cosa soggettiva. Il profumo lo lascia ed è anche sulla pelle rimane, persiste. Però non lo ricomprerei, a parte perché comunque è un flacone da 400 ml e come vi dicevo prima, io prediligo quelli piccolini. Però neanche per i bimbi. Non lo so, non, lo vedo, lo sento troppo liquido, ecco, lo vedo troppo liquido. Cioè, il profumo sì, il profumo è buono, è anche buono, ma lo vedo troppo blando, cioè come vi devo dire? È buono, ma io non lo ricomprerei, vi dico la sincera verità, quindi è un ni, diciamo che è un ni. Questo ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta, Garnier per i bimbi. Questo lo utilizzo su entrambi i bimbi, quindi lo utilizzano entrambi per lavare i capelli ed è con albicocche e fiori di cotone, ce l'avevo scritto bello in grande, non lo vedevo. Qui dice che è uno shampoo 2 in 1, però non c'è scritto che c'è il balsamo, quindi questo 2 in 1, sinceramente. Capelli morbidi, districati e lucenti sono più facili da pettinare e sanno di albicocca. Sì, anche questo è senza siliconi, perché anche su di loro utilizzo prodotti senza siliconi per i capelli. Testato sotto controllo pediatrico e ipoallergenico. Stamattina non riesco a parlare. È un formato da 300 ml. Con questo, io questo lo compro e lo ricompro. Lo alterno con quello alla ciliegia, lampone, ora non me lo ricordo. Comunque, quello rosso, non lo so se ce l'ho, vediamo. Sì, ecco, un attimo ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ed è alla ciliegia, me lo ricordavo giusto. Questo qua, questo è ovviamente è un altro che ho di scorta. Li alterno e poi c'è l'altro che adesso ce l'hanno in utilizzo, che è quello shampoo più balsamo, sempre per bambini, che anche quello è buono. Cioè io questi li compro e li ricompro, glieli alterno come profumazione per non avere sempre lo stesso profumo sotto al naso, però sono buoni, sono tutti prodotti buoni. Abbiamo quasi terminato finalmente, più le parole che il resto. Ti
tinta io le compro alla casa del parrucchiere, quindi non prendo quelli Garnier, no, dipende da cosa hanno loro. Allora, ho utilizzato questa marca qui, presa alla casa del parrucchiere, come vi dicevo, ed è un biondo chiaro naturale. Il risultato è quello che vedete, perché è una settimana più o meno che ho fatto la tinta, perché io comunque li coloro, li decoloro, li schiarisco, li cambio totalmente, cioè mi piace. Con i capelli sono sempre stata una pazzerella, cioè nel senso non, mai con lo stesso colore. L'unico colore che non ho avuto è stato il nero, anche se facendo il castano cioccolato, se non sbaglio, sembravano neri, ma nero effettivo non l'ho mai fatto e non lo farò mai perché non mi piace. Io già sono bianca, se mi faccio i capelli anche neri divento mortisia, ma sinceramente questo risultato non lo voglio. Con questa tinta diciamo che il suo l'ha fatto, il colore ha preso abbastanza bene, quindi non è la prima volta che la utilizzo, non ricordo se è la seconda o la terza volta. C'ha l'olio di argan nella cheratina, quindi buono. Lascia i capelli comunque, di solito dopo che si... Non so se succede anche a voi o se è il mio tipo di capelli, non lo so. Diciamo che i capelli, mentre fai lo shampoo, risultano con secchi, proprio secchi, tipo paglia. Non so se vi succede o se è il mio tipo di capello proprio che ha questo effetto, non lo so. Con questa tinta non mi succede, quindi per me è buona, cioè top, perché, proprio perché non mi lascia quell'effetto secco sui capelli, ecco. Ovviamente non compro solo questa, cioè nel senso dipende da quale casa del parrucchiere, a quale casa del parrucchiere mi trovo. Quindi non hanno tutte lo stesso prodotto, ovviamente, però diciamo che, come vi dicevo, non so, non mi ricordo se è la seconda o la terza volta che la utilizzo. Un attimo che guardo che ore sono perché devo tenere sotto controllo l'ora perché tra un po' arriva il mio compagno e devo ancora preparare il pranzo. Questo qua comunque mi ci sono trovata bene, il suo lo fa, non mi lascia quell'effetto secco sui capelli, quindi per me è top. Due prodotti che ahimè devo cestinare perché comunque sono scaduti. Per fortuna non li ho, cioè, li ho utilizzati, ma... la faccio, vabbè, cade tutto, abbiamo capito. Per fortuna non li ho dovuti più utilizzare, quindi allora sono tutti entrambi di farmacia e li ho utilizzati sul mio bimbo perché lui è praticamente soffre di dermatite, però non mi ricordo che tipo di dermatite, in questo momento ho un vuoto di memoria. E siccome ha avuto un periodo l'anno scorso, 2 anni fa, ora non me lo ricordo, ha avuto un periodo sulla pelle era pieno, strapieno proprio di puntini. Non so se era dato dal sudore. Comunque, sta di fatto che la mia pediatra mi aveva consigliato di prendere questi due prodotti in farmacia. Uno, e ad ora ve li faccio anche vedere, uno è un olio detergente. E l'altro sono francesi, credo siano, sì, perché comunque è tutto scritto in francese. Allora, l'altro è un bagno lenitivo anti-grattage, quindi sì, diluire nell'acqua del bagno 2 tappi dosatori per il bagnetto del bambino. Ah, questi vanno bene anche per gli adulti, perché 4 per adulto, quindi vanno bene anche per gli adulti. Allora, uno è questo. Sono della stessa marca, Aderma. Sì. E Aderma, aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Se riesco, ovviamente. Tolgo la mano, riesco. Ok. Allora, questo però era per la sera. E questo invece lo utilizzavo di giorno. Viso e corpo, deterge delicatamente e lenisce, sì, quindi vedi, sì. Allora, qui dice: deterge delicatamente, idrata e lenisce le pelli a tendenza atopica. Quindi, scusatemi un attimo,
uno starnuto lì lì, ma vabbè, niente, adesso non mi viene più. Comunque, dermatite atopica, ecco. Neonato, bambino e adulto, e le pelli molto secche. Si utilizza sotto la doccia, sciacquare accuratamente. Io questo lo utilizzavo infatti sotto la doccia, me lo ricordo. E questo invece quando gli facevo il bagnetto la sera. Li alternavo. Questo qua era per quando facevo il bagnetto la sera, perché se lo facevo di giorno, che gli facevo una doccina veloce, utilizzavo questo. Quando invece gli facevo proprio il bagnetto e lo facevo di sera, utilizzavo questo. Uno dei due. E se non sbaglio, avevo anche la crema da mettergli, che non ricordo se ce l'ho ancora o l'ho terminata. Ora non mi ricordo. Comunque, in questo momento non ce l'ho. L'altro giorno ho fatto un pochino di pulizia, li ho visti, ho guardato ovviamente la scadenza. Forse questo non è scaduto, ma che guardo. E questo? Sì, questo sì. Questo è 2022, quindi questo lo do anche se è bagnetto ormai. E per fortuna non ne sta soffrendo. Comunque io ve lo faccio vedere lo stesso, perché ora decido se tenerlo, se non tenerlo. In caso lo cestino, non lo so. Comunque mi hanno aiutato parecchio la pelle del bambino, infatti dopo qualche giorno di utilizzo di questi, diciamo che le macchie stavano già scomparendo, quindi sono prodotti comunque di farmacia che costano, voglio dire, e mi sono trovata bene, quindi sono buoni. Io me li ha consigliati la mia pediatra, ovviamente, anzi la mia ex pediatra, che adesso è andata in pensione, quindi niente, questi erano i prodotti che ho terminato e che sono lì lì per terminare, così me li tolgo dai piedi, il cestino e via. E il video l'ho girato, sono a posto. Io vi mando un bacio, vi ricordo, mi raccomando, di seguirmi su Instagram, vi lascio sempre nell'info box il mio contatto di Instagram. Ditemi se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi ci siete trovati nei commenti. Io vi mando un bacio, mi raccomando, il like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo. Ovviamente sto pure combinando danni, ma vabbè. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao!